Anas è molto coinvolta in questo tipo di attività. Abbiamo messo a punto un nostro progetto che andrà a realizzare delle isole ecologiche, sono poi i distributori che avranno un vantaggio, quindi un gap tecnico importante, qualora si attrezzino per realizzare questo tipo di attività, quindi il trattamento del rifiuto, quindi anche l'olio esausto.